Piacerebbe avere un caso da risolvere. Orso! 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 Ah, questo sembra un caso davvero intricato. Vediamo un po'. Ci sono! Indagheremo come veri detective! Ma prima di iniziare... Da ora in poi, mio caro Watson, tutto sarà elementare! Mio caro Watson, ecco il movente! Ecco anche questa qui. Come si chiama? Non importa, è comunque elementare! Allora, siete pronti a confessare il crimine? Era davvero elementare. Zampa in alto! Devi venire con noi! Sei il nostro sospettato numero uno! Davvero elementare! Non ci resta altro che salire in cima all'albero!
coraggioso, davvero intricato. È proprio elementare. Che noia! Non mi viene in mente altro. Abbiamo fatto tutti i giochi conosciuti al mondo. In realtà ci sarebbe una cosa. Potremmo mettere in scena un'opera teatrale. È un'ottima idea. Perché non l'hai detto prima, Dasha? Avanti, non perdiamo tempo. Mettiamoci al lavoro. Guardate, iniziamo con il teatro classico. È così noioso. L'opera è decisamente meglio. Ci sono costumi bellissimi e poi si canta. Io penso che dovremmo mettere in scena un grande dramma classico, oppure una tragedia. Io penso che sia meglio un'opera! Opera! Opera! Dobbiamo mettere in scena un'opera! No! È meglio un dramma! Solo l'opera e le canzoni! Io dico che dovremmo mettere in scena un dramma classico! Sì, un dramma. Mi dispiace, ma sei arrivata tardi. Sto già scrivendo il libretto. Opera! Varieté, e son sicura sarà un piacere applaudire gli attori e soprattutto me. Qui a Verona, tra-la-la, tra-la-la, trabocchiamo di bontà, tra-la-la-la-la. Che malvagio sono io, di più cattivi non ce n'è. Puoi cercare quanto vuoi, la corona aspetta a me. Dispettoso e malizioso, sono insidio e rispettoso. Faccio scherzi a tutti quanti e li trasformo in litiganti. Ora qui comando io, lo spettacolo è il mio. Ora qui comando io, comando io, ora qui comando io, comando io! Oh 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 oh, è proprio un principino.
succede, quello è mio, non provarci. No, no, non voglio questo pupazzetto. Forse il cattivo si salverà, ma voi restate ancora seduti perché la storia non finisce qua. Finalmente è arrivato il momento di mostrare la mia cattiva cattiveria. Finalmente l'amore ha vinto ed il malvagio più non tornerà. Ognuno vedi è felice, contento ed il sipario adesso calerà. Fermi là, fate come dico io, non osate ribellarvi. Ovunque io vi troverò, non c'è scampo per voi due. Davvero, non abbiamo paura di te. E ora te ne accorgerai, sparisci subito. Riuscivo a trovare la strada. Oh, posso vedere che cosa leggi? Ehi! Bene, bene. Da dove si comincia per fare una magia? Ah! Ho trovato! Qui c'è tutto quello che mi serve! Orso! Guarda! Ora faccio una magia! Abracadabra, tra la la! Abracadabra!
veloce! Orso! La mia magia non funziona più! Spezza questo incantesimo, ti prego! Che bella cosa riavere il mio nasino! Dai, orso, entra! Abracadabra, tralalla! Evviva, ce l'ho fatta! Abracadabra, tralalla! Orso! Questa volta l'ho combinata grossa. Dai, dai,
Leggerai più tardi. Mi raccomando, non sbirciare. Mi nasconderò così bene che non mi troverai mai. Vieni a cercarmi! Giochiamo ancora a nascondino. Ora tocca a me. A nascondino giocherò. Fino a 5 conterò, poi ti cercherò. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto? No, all'istante arriverò. Fino a 5 conterò, poi ti cercherò. 1, 2, 3, 4, 5. Dai, nasconditi. A nascondino giocherò. Fino a 5 conterò, poi ti cercherò. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto? No, all'istante arriverò. Nasconderti, osso. Devi fare pratica. Ah! Tana per orso. Orso! Ti ho fatto tana. Orso, lo so che sei lì. Orso! Oh! Tana, tana! 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 Thank you.
fuori! Orso, io mi sto annoiando! No! Va bene, non ti arrabbiare, guardi i cartoni in TV. Grazie. Sta nevicando anche in televisione! Ma io mi annoio tanto, tanto, tanto! Beh, potremmo girare un film, che ne dici? Lascia perdere, dai, vieni, dobbiamo iniziare le riprese. Vuoi dire che dobbiamo scrivere prima la storia? Ma non tutti lo fanno. E va bene, di che parla la storia? A chi vuoi che interessi? No! A noi non serve un film del genere! Ecco quello che ci vuole! Questo sì che sarà un gran film! Che cosa? Non sono io la protagonista del film? No, neanche così va bene.
Orso, questo sì che è un bel film! Bellissimo! Oh, sei così pelosetto e morbidoso. Allora, che state facendo, palline di pasta? Ah, adesso vi farò vedere come cucino. Prometto che sarò brava se mi fate giocare con voi. Vi prego. Lavate. Oh!
voleva. Non è favoloso? Bene, sono pronta! Fatto! Le vacanze estive stanno per finire e gli insegnanti e gli studenti, insieme alle loro famiglie, si stanno preparando per l'inizio di un nuovo anno scolastico. Nella nostra città sta per aprire le sue porte una scuola in... Ormai sono diventata grande, ormai sono diventata grande, ormai sono diventata grande. E le lavagne luminose. Tutti sono emozionati all'inizio di un nuovo anno scolastico. Anch'io voglio andare a scuola. Gli studenti prenderanno gli studi interrotti alla fine dell'anno passato. E specialmente coloro mi che entreranno a scuola per scuola. La prima volta e inizieranno il loro viaggio pieno di fantastiche scoperte. Evviva! Domani inizia la scuola! Ricordati di farmi il banco! Intervallo! Ah! Ah!
4. Fa 3. 3 mele. Certo, è vero.
Ecco qual è il segreto della vera bellezza. Questo specchio era proprio quello che mi serviva. Sul giornale è scritto chiaro, non è certo un gran mistero. Se tu bella vuoi apparire, certo ti dovrai impegnare. Faticoso e anche noioso, ma io lo so che tutta mi trasformerò usando terra profusione. Questa bellezza si merita una bella foto. Coniglietto, anche tu vuoi essere bello come me? Thank you.
L'amore è un misterioso uccello che nessuno può domesticar. Per te invano vorresti averlo, si è già deciso di rifiutar. Do 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 do. Ed ora tu, bambolina, ti innamorerai di me. No, io amo lui e lui ama me. Non è possibile. Tu sarai mia e di nessun altro. Forse la storia dovrebbe essere un po' più drammatica. Lui ed io ci apparteniamo per l'eternità. Per spezzare l'incantesimo dobbiamo scambiarci un bacio e lui sarà di nuovo mio. Ho un'idea! Farò vedere il mio spettacolo a Orso! Lui sa bene che io sono l'artista più grande di tutto il mondo! Capisco. Non potrà essere avvincente come una partita di calcio in TV. Per te invano vorresti averlo, si è già deciso di rifiutar. Non è possibile! Sarai mia e di nessun altro! No, Orso, aspetta! Non hai visto la parte migliore e più avvincente dello spettacolo! Orso! Ho un messaggio molto profondo! Un sottotesto e un contesto! E cosa più importante, dimostra il potere trasformatore dell'arte! Molto bene! Si va subito in scena! È proprio come nella mia favola! Forse anche meglio! Allora adesso, per farlo tornare com'era, devi fare quella cosa che fai tu. Beh sì, le devi baciare una ad una. Tutte! Avanti, fallo! Bacio, 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 bacio! Ma che razza di bacio è quello? Mettici un po' di sentimento. Più sentimento. Mettici un po' di passione. Più cuore, più anima. Forza. Oh.
colpa mia! Io stavo solo raccontando la mia favola! Ecco, guardate voi stessi! È proprio vero che l'arte ha il magico potere di trasformarci. I tre mascettieri! Ti dico che questo non è il modo corretto di educare un bambino! E io ti dico che questa bambina è mio e lo educo come mi pare e piace! Questo non è il modo corretto di nutrire un bambino! Sì, forse hai ragione, ma questo è ciò che il mio bambino preferisce mangiare! Oh, a quanto pare il mio bambino è scappato! Visto? Ho ragione io! I bambini non scappano se le mamme li trattano come si deve! I tre moschettieri. Te l'ho detto, non è sufficiente nutrire un bambino. Devi anche insegnargli a leggere, dipingere e cantare. E io ti ho detto che nutrire un bambino è la cosa più importante. Aha! Visto? Il mio bambino ha sviluppato un appetito per la lettura. Beh, ha letto abbastanza. Piccolo mio, è il momento di mangiare. Poi da bravi ce ne andiamo a letto a fare un riposino. E poi mangiamo di nuovo. Che succede? La mamma ha lavorato duramente per prepararti da mangiare e tu non lo vuoi? Allora dimmi, che cosa vuoi? Ah, ho capito! Sì, diventeremo i tre mascettieri! Oh, Orso, possiamo farlo? Evviva! Sì, possiamo! Diventeremo subito i mascettieri! Ci lasceremo mai. I nemici spariranno in un baleno quando ci vedranno con la spada in mano. Cappa, guanti e stivali, la piuma sul cappello c'è. Coraggiosi e leali moschettieri a me. Chi sei? Io sono l'eroe!
tu piuttosto chi sei? Allora dimmi chi sei? Ah, e così saresti l'eroe? Beh, ti sbagli di grosso, non lo sei. Sì, invece sono la più coraggiosa. Non sei affatto la più coraggiosa. Comunque non mi hai detto ancora chi sei tu. Che ti importa? Dimmi chi sei. Serve per la storia. Ma io non te lo voglio dire. Tu cosa vuoi? Tu dimmi chi non sei. Non te lo dico. Dobbiamo decidere chi è D'Artagnan. Orso sta aspettando. Sì, hai proprio ragione. Grazie. Ci chiameremo i moschettieri del re. Dove sono i regali? E che fine ha fatto il quarto moschettiere? Probabilmente a combattere per tutti noi. Presto, andiamo ad aiutare il nostro amico. Salve, signori! Per caso avete visto passare un moschettiere? Lo avete visto? E che cosa è successo? Diteci! Devi fare questo, devi fare quello. Signore, se non vuoi assaggiare le nostre spade, lascia quel mascettiere. Moschettieri coraggiosi siamo noi. Dai nostri buffi baffi tu ci riconoscerai. Nascosti. Diamo inizio alla nostra indagine. 1, 2, 3, io già lo so che i cartoni troverò. Sul microfono tuttiamo e Masha e Orso noi diciamo. Visto com'è semplice? E adesso provateci voi!